A Sant'Anna di Stazzema, località di montagna in provincia di Lucca, c'è una storia che nessuno può dimenticare. È la storia della strage compiuta dai nazisti delle SS che, aiutati da un gruppo di fascisti collaborazionisti, all'alba del 12 agosto 1944, trucidarono più di 550 persone innocenti, in gran parte donne, bambini e anziani. Tra i pochi sopravvissuti a quella tragedia, Ennio e Enrico, all'epoca due bambini di 6 e 10 anni, che videro consumarsi davanti ai loro occhi un'incredibile violenza, e oggi raccontano. A Sant'Anna nel 1944 vivevano più di 1000 persone, oltre la metà erano famiglie di sfollati che avevano trovato rifugio su questi monti. La mattina presto, che era un sabato, abbiamo sentito delle voci che da un borgo all'altro gli uomini che arrivavano dicevano: ci sono tedeschi, urlavano da un casolare all'altro. Questo spaventò la gente, spaventò soprattutto gli uomini, perché pensavano che si trattasse di uno dei consueti rastrellamenti. Allora gli uomini fuggirono, si allontanarono, andarono nel bosco. Io mi ricordo il babbo che è arrivato in casa già svegliato. Prima di allontanarsi ci ha fatto due raccomandazioni. La prima fu quella di non spaventarci. Non abbiate paura, vengono per noi, vengono per gli uomini. Le donne, i vecchi, soprattutto i bambini, cosa fanno? Questa era la speranza. Una speranza vana che si rivelò poi un vero e proprio atto terroristico premeditato e curato nei minimi particolari. Ma nessuno poteva immaginare. Gli uomini si rifugiarono nei boschi mentre i tedeschi cingevano d'assedio queste montagne. Alle 7 circa è iniziato la sparatoria, però io non mi rendevo conto, sentivano rumori in lontananza, però questi spari, però per noi non avevamo percepito il rischio che si correva. Abbiamo aspettato questi soldati in casa. Vedete, la strage è iniziata su in alto, primo borgo che ha incontrato, e poi davanti e casette intorno. La Vaccareccia in alto, il Pero, le case, i Franchi, il Colle, e poi scendevano giù e arrivarono questa piazzetta. Su questa piazzetta avevamo messo quelli che erano rifugiati in queste case e nella scuola e nella chiesa. Portarono tutti all'aperto qui, su questo piazzale. E davanti all'ingresso al portone della chiesa hanno sparato addosso a tutti. Appena le due famiglie sono state spinte dentro la cucina della famiglia Pierotti, hanno iniziato con le macinpistole a ammazzare le due famiglie e ci hanno messo nemmeno 5 minuti. Nel frattempo, se sono qui a raccontarvi, una delle bambine della famiglia Pierotti, che si chiamava Grazia, in fondo alla cucina c'era un ripostiglio, un sottoscala, lei si era già imbucata là sotto. Ma visto che anch'io cercavo qualcosa per nascondermi, mi ha chiamato: Enrico, vieni qua, e mi sono trovata con lei sotto il sottoscala. Lì per lì non mi sono reso conto di essere rimasto solo, ma credete che un bambino che rimane senza genitori a 10 anni, io lo dico sempre a tutti i ragazzi che incontro, tenetevene di conto dei genitori, perché quando le cercate e non le trovate è veramente difficile. Gli studenti delle terze medie di Quattrocastella, arrivati qui a Sant'Anna insieme ai docenti della scuola, hanno ascoltato in silenzio le testimonianze di questi uomini. Questi 4-5 soldati se ne sono andati. Hanno lasciato con noi un solo soldato. Questo ragazzo ha cominciato a parlarci. Parlava il tedesco, non si capiva. Però si capivano i gesti che facevano. Diceva snell, snell, via, via. E noi ci siamo allontanati per andare, ritornare verso casa. Girate le spalle, fatti pochi metri, abbiamo sentito questa raffica nutrita, intensa. E ci siamo girati in scatto perché pensavamo che ci stesse sparando addosso.
e invece di tanto abbiamo scorto che quel soldato sparava in aria e poi se n'è andato. Ecco, io sono ritornato a casa e devo la vita prima al comandante, poi a quel ragazzo che ha fatto una scelta diversa, una scelta di vita anziché di morte. A Sant'Anna, accanto ai ragazzi delle scuole medie di Quattrocastella, c'era anche il sindaco del comune, Andrea Tagliavini, l'assessore Danilo Morini, i rappresentanti del sindacato pensionati CGIL e dell'AMPI, associazioni che hanno promosso e sostenuto questo progetto della memoria. Con loro Liliana Del Monte, unica superstite della strage della Bettola a Vezzano sul Crostolo, che ha scritto in un libro la sua incredibile storia oggi raccontata anche nel film La rugiada di San Giovanni. Io ne parlo nelle scuole, per me è sempre una cosa molto un po' pesante da raccontare, però vedo che i ragazzi si interessano molto e poi è un periodo che voglio, prima di morire, ho sempre avuto questo desiderio di andare in questi posti per onorare la memoria di quello che è successo, che non solo a me è successo, ma è successo anche agli altri. Calpestare il sagrato di questa chiesa dove ci è stato raccontato l'atrocità che è avvenuta è stato un momento di grande intensità. Abbiamo portato qui i ragazzi delle scuole medie di Quattrocastella insieme all'amministrazione, all'AMPI, allo SPCGL, perché abbiamo voluto provare a vivere il luogo in cui una delle più grandi stragi avvenute in Italia si è consumata. E non c'è libro di storia che possa raccontare meglio della presenza in questo luogo e della voce da parte di un sopravvissuto quello che è accaduto. Penso che i ragazzi siano stati molto colpiti e forse questo era anche il nostro obiettivo, cioè non far sentire quello che è accaduto come una storia lontana, ma come una storia che ha ancora persone viventi che la possono raccontare e che ha toccato qui, si vede chiaramente, tantissime famiglie, perché probabilmente tutti quelli che abitano qui ancora oggi hanno avuto tanti lutti in famiglia e ancora ricordano quei lutti senza nascondere le lacrime. Dopo Sant'Anna, gli studenti di Quattrocastella e i loro accompagnatori hanno fatto tappa a Marzocchino di Seravezza, dove ad attenderli c'erano i coetanei delle scuole medie. Proprio qui si è concluso il percorso didattico con uno scambio delle esperienze condotto attraverso ricerche e studi dedicati alla resistenza e alla memoria dei luoghi. Qui in pratica si sta concludendo il nostro viaggio, il nostro progetto che abbiamo intitolato La pedagogia della memoria, iniziato per noi della scuola appunto con la visione del film La rugiada di San Giovanni dedicato all'eccidio della Bettola, poi successivamente all'incontro così commovente con la superstite Liliana Manfredi, la quale ha portato testimonianza diretta ai ragazzi all'interno della nostra scuola e dove ha riscosso naturalmente un grande successo. Dopo gli incontri condotti anche con AMPI e Storeco, i ragazzi di Quattrocastella hanno consegnato un lavoro di gruppo su PowerPoint. Da una parte è una sorta di verifica quasi didattica, no? Proprio perché sono loro che hanno lavorato alla conclusione e hanno costruito in parte da soli. E dall'altra appunto l'incontro con dei coetanei che a loro volta ci stanno raccontando quella che era la situazione della linea gotica che ci mette così in comune. Per me e per i miei compagni l'esperienza che ha riguardato questo progetto sia sull'eccidio della Bettola che su Sant'Anna di Stazzema è stato un modo per non dimenticare ciò che è successo e gli orrori della guerra e per aiutarci a capire ciò che l'uomo può diventare e per non ripetere nulla di ciò. È stato utile sentire anche ciò che ha provato altra gente a sapere i fatti successi durante la guerra. Per me è stato molto emozionante perché farcelo raccontare era una cosa diversa che vederlo. Mi ha colpito molto il fatto che certe persone siano in grado di fare queste cose così
così brutte e di causare molta sofferenza agli altri. Come posso dire, sono cose che possono accadere adesso e noi dobbiamo fare in modo che non avvengano più, perché sono cose davvero brutte. Fare memoria, produrre memoria, significa investire sulle politiche del ricordo sui territori, far sì che testimonianze di chi ha vissuto orrori di questo genere non solo non possano ripetersi, ma che vivano nell'impegno delle generazioni giovanili, degli anziani che stanno raccontando, e che diventi un investimento perpetuo, insomma perenne. Quando si parla di fare memoria, per forza di cose si devono coinvolgere le generazioni più giovani. Quindi la realizzazione di questo progetto è una cosa molto importante per noi, perché ci ha dato la possibilità di portare dei ragazzi giovani sui luoghi dove il martirio e la resistenza è stato molto dura. Ci sono luoghi e immagini e persone che ci raccontano la loro storia in un modo così intenso e toccante da riuscire a percepire l'emozione e il dolore anche a distanza di tanti anni. A Sant'Anna e nei luoghi degli eccidi più efferati il tempo non si è fermato, ma dai volti di chi ha vissuto o anche soltanto visitato nel passato e nel presente questo territorio possiamo imparare la più grande lezione di vita che la storia ci consegna.